Buon pomeriggio a Francesco Mariano, centrocampista del club idruntino. Ciao Francesco, ben ritrovato. Ciao Mario, buon pomeriggio a tutti. Provo a fare una sintesi. Gol di Mariano, vittoria in trasferta contro il Matino, che è una delle squadre più quotate del lotto. Sorpasso in classifica, primato solitario del girone B. Meglio di così il pomeriggio non potevate immaginarlo, Francesco? Sì, Mario, è stato sicuramente un grandissimo pomeriggio per noi e per la nostra dirigenza. Andare ad affrontare una squadra come quella del Matino, che sia nella prima parte che dopo la ripresa aveva dimostrato il suo valore anche contro grandi squadre, ad esempio andando a pareggiare ad Ugento, e quindi andare a fare il risultato al Matino non era facile, ma noi l'avevamo preparata e al meglio durante la settimana, sapendo quali erano i loro punti di forza e anche magari, diciamo, sia bravura, organizzazione, un pizzico di fortuna nel finale ci ha dato la possibilità di portare a casa i tre punti. Ci svegli cosa vuole fare da grande l'Otranto? È chiaro che c'è probabilmente il Martina, che sulla carta è la squadra più forte di questo raggruppamento, ma voi potete inserirvi per fare bene sino al termine della stagione regolare e poi magari per provare a dire la vostra anche nei playoff? Guarda Mario, noi eravamo partiti inizialmente con l'intento di raggiungere una salvezza tranquilla. Poi le prime giornate di campionato e con gli innesti che sono stati fatti successivamente con l'inizio del campionato un paio di settimane fa, non è nata questa idea, ma ci siamo guardati in faccia e siamo arrivati al punto che proveremo fino alla fine ad avere, diciamo, a raggiungere un posto tra i primi quattro, ecco, cercando di disputare quantomeno i playoff. Questo è l'obiettivo che si è posto l'Otranto, ecco. Due abbinamenti casalinghi di fila, se non sbaglio, giovedì sì, contro il Gallipoli ed è un recupero, domenica invece sempre in casa contro il Sava. È chiaro che le energie non possono essere quelle dei giorni migliori, anche perché quest'anno la formula è particolare, siete stati tanto tempo ai box. Questi tre impegni ravvicinati, considerando anche quello di ieri, possono crearvi problemi oppure siete pronti per questo Tour de Force? No, sicuramente possono creare problemi, ma d'altro canto possono creare problemi a noi, ma anche alle squadre che andiamo ad affrontare. Sicuramente non sarà facile. Siamo stati tutti fermi 5 mesi, pur allenandosi magari a casa, non è mai il ritmo, l'intensità di un allenamento in fase del campionato oppure di una gara. E sicuramente, voglio dire, la dirigenza è stata brava a trovare, diciamo, non solo 11-12 giocatori, ma ci sono a disposizione 20 giocatori, quindi il mister ha la possibilità di cambiare in queste due partite ravvicinate. L'ultimissima flash, poi ti lasciamo dall'allenamento. Che emozione hai provato, Francesco Mariano, a tornare al gol in una partita così sentita, soprattutto per un bagnolese, ci scrive un amico da casa? Sì, no, è una storia vecchia. Il Matino negli scorsi anni ha disputato un campionato di prima e seconda categoria e diciamo che era, tra virgolette, un derby con quella che è la squadra del mio paese, con la Polisportiva Bagnolo. Quindi, diciamo, i ragazzi del paese ci tenevano tanto a questa partita e sono stato felicissimo di dargli una gioia, ecco. Ringraziamo chi ha scritto il messaggio, Francesco Cancelli, ringraziamo ovviamente anche Francesco Mariano e l'ufficio stampa dell'Otranto per la disponibilità. Grazie e buon allenamento. Grazie a te Mario, un saluto a tutti.